Ulisse. Fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Sapienza di Aristotele che Ulisse, parlando con Dante, fa propria, possiamo giudicarlo sincero. Fosse stato un uomo che sapienza avesse usato e virtù per compiere il bene, gli si poteva pur credere. Ma sulla bocca di un orditore d'inganni, un distruttore di città, un consigliere di frodi che nell'inferno sconta la pena per colpe di cui mai si pentì né in vita né dopo, a me sembrano parole bugiarde, simili a quelle di chi, perduta la terra, consiglia la fuga su Marte. Fosse Ulisse rimasto con la dea che l'amava e per lui chiedeva a Giove eterna giovinezza, avrebbe avuto una tragica storia, un lieto fine. Ma invidiano gli dèi la felicità ai mortali. Da Calipso egli fuggì su Zattera insicura per tornar nelle sue braccia vecchio a morire. Fuggendo la patria da lui resa funesta per il sangue versato, i figli aveva ucciso al ritorno dei compagni che aveva condotti alla guerra. Così racconta Omero, ma non volle crederlo Dante. Avevano i proci violata Penelope, ucciso il padre Laerte e il figlio Telemaco per meritar quella morte crudele. Ma no! Essi soltanto chiedevano che fosse eletto un nuovo re nella lunga vacanza del trono. Stesi come pesci ancor guizzanti sul pavimento bagnato di sangue e le misere ancelle, dopo aver ripulito la stanza, messe con la testa in fila e avvinto ad ogni collo un laccio. Lui forse, Ulisse, avrebbe meritato la pena per aver coi compagni distrutta una città, ucciso il re. Supplice sotto l'altare di Giove, massacrato gli uomini, violate e rese schiave le donne. Oh giustizia divina, come puoi sopportare tanto? Si chiese Dante, che preferì assolvere Ulisse dall'ultimo più grave delitto, negandogli il ritorno in patria e facendolo perire vagabondo nell'oceano. Sorte ben degna per colui che aveva tolta la patria a tanta gente. Dopo la morte l'inferno, fra i consiglieri fraudolenti.